Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Oggi parleremo di un argomento che potrebbe cambiare radicalmente la tua vita: il potere di non reagire a qualsiasi cosa. Viviamo in un mondo frenetico e caotico, costantemente bombardati da stimoli e situazioni che spesso ci spingono a reagire in modo impulsivo e irrazionale. Ma cosa succederebbe se imparassimo a gestire le nostre reazioni e a scegliere con consapevolezza come agire in ogni circostanza? Il risultato potrebbe essere una vita più serena, felice e piena di soddisfazioni. Quindi, siediti comodo e preparati ad apprendere un nuovo modo per affrontare la vita. La non reazione è un potente strumento che può cambiare la tua vita. Può capitare molto frequentemente che reagiamo istintivamente alle situazioni che si presentano, senza prendere il tempo di riflettere su ciò che sta realmente accadendo e di valutare quale sia la risposta migliore. Questo può portare a risultati indesiderati e una maggiore frustrazione. Ma la non reazione ci permette di prendere il controllo della nostra vita e delle nostre emozioni, di essere più consapevoli di noi stessi e di migliorare le nostre relazioni. Non reagire non significa essere passivi o rinunciare al tuo potere personale, ma piuttosto significa prendere il controllo della tua vita e delle tue emozioni. Questa è una parte importante del percorso di crescita personale e può portarti a una maggiore felicità, pace e successo nella tua vita. Sii pronto a scoprire il potere della non reazione e a trasformare la tua vita in meglio. È importante riconoscere ciò che ci fa agitare e in qualche modo arrabbiare. Questi stimoli sono fondamentali, perché solo così potremo imparare a gestirli in modo efficace. Cosa ci spinge a reagire? Potrebbero essere persone o situazioni che ci mettono a disagio, momenti di stress o di pressione, un'insicurezza che ci limita, un'offesa subita o un'ingiustizia subita. Si tratta di solito di eventi che ci fanno sentire minacciati, vulnerabili, incompresi o sottovalutati. Quando identifichiamo queste situazioni, possiamo prepararci ad affrontarle in modo più consapevole e meno impulsivo. Ad esempio, possiamo anticipare i nostri comportamenti, stabilire dei limiti e delle strategie per proteggerci, o semplicemente prendere una pausa per calmare la mente e ristabilire l'equilibrio emotivo. In questo modo, non solo riusciamo a non reagire in modo impulsivo, ma acquisiamo anche maggiore controllo sulla situazione e su noi stessi. E questo ci porta alla parte successiva del percorso: trovare una risposta più efficace e costruttiva, anziché reagire in modo distruttivo o dannoso. La non reazione non significa ignorare o sottovalutare i problemi, ma piuttosto riconoscere che la nostra risposta emotiva automatica potrebbe non essere la più utile o adeguata alla situazione. Imparando a identificare i nostri trigger e a gestire le nostre emozioni, possiamo trovare modi più sani e positivi per affrontare le difficoltà e raggiungere i nostri obiettivi. La pratica della calma richiede costanza, impegno e soprattutto pazienza. Inizialmente potrebbe sembrare difficile, ma con la giusta attenzione e la giusta motivazione si può imparare a non reagire alle situazioni che ci spingono a farlo. Una delle tecniche più efficaci per imparare a non reagire è quella della consapevolezza. Essa consiste nell'osservare le proprie emozioni e pensieri senza giudicarli o reagire ad essi. In altre parole, si tratta di imparare a guardare le situazioni come se si fosse spettatori esterni, piuttosto che protagonisti emotivamente coinvolti. Per esempio, se si è in una situazione di conflitto con qualcuno, invece di reagire con rabbia o frustrazione, si può provare a guardare la situazione come se si fosse un osservatore esterno, notando le emozioni che si stanno manifestando e osservando i comportamenti degli altri senza giudicare. Questo approccio può aiutare a comprendere meglio le dinamiche in gioco e a reagire in modo più costruttivo. Un'altra tecnica utile per la pratica della non reazione è quella della meditazione. La meditazione aiuta a sviluppare la consapevolezza e la capacità di controllare la propria mente,
e ci insegna a non reagire automaticamente alle situazioni che ci circondano. In questo modo possiamo imparare a osservare le nostre emozioni e pensieri senza giudicarli o reagire ad essi, sviluppando così una maggiore capacità di controllo su di essi e sulle nostre reazioni. Con il tempo e la pratica costante, possiamo imparare a non reagire alle situazioni che ci spingono a farlo, ottenendo così un maggiore controllo su noi stessi e sulle nostre emozioni. La pratica della non reazione può apportare innumerevoli benefici nella tua vita. Innanzitutto, ti aiuta a gestire meglio le tue emozioni e a non farti sopraffare da esse. Di conseguenza, sei in grado di prendere decisioni più ponderate e razionali, anziché agire impulsivamente. La non reazione ti aiuta anche a mantenere una mente aperta e flessibile. Quando ti abitui a non reagire automaticamente alle situazioni, sei in grado di vedere le cose da diversi punti di vista e di trovare soluzioni creative ai problemi. Sei, inoltre, in grado di sviluppare la tua intelligenza emotiva e di diventare una persona più tollerante e comprensiva. Quando smetti di reagire a qualsiasi cosa, ti liberi dalla schiavitù delle emozioni negative, come la rabbia, la frustrazione e l'ansia. Invece, sei in grado di concentrarti sulle cose positive della tua vita e di apprezzare le piccole cose che ti circondano. Non aver paura di abbandonare la tua vecchia abitudine di reagire automaticamente alle cose. Prendi il controllo della tua vita e inizia a vivere con maggiore consapevolezza e felicità. La scelta è una componente fondamentale nel percorso di una vita all'insegna della calma. Spesso ci troviamo a reagire a situazioni che ci accadono senza nemmeno rendercene conto, agendo in modo impulsivo e senza alcun controllo. Questo ci porta ad avere conseguenze negative sulla nostra vita, sulle nostre relazioni e sul nostro benessere. Ma ciò che devi sapere è che hai il potere di scegliere di non reagire. Sì, hai letto bene. Puoi decidere di non cadere nella trappola della reattività e scegliere di rispondere in modo consapevole alle situazioni che si presentano nella tua vita. Questo significa che puoi decidere di non essere vittima delle tue emozioni e delle tue reazioni automatiche. Quando scegli di non reagire, diventi il capitano della tua nave, il pilota del tuo aereo. Sei tu a decidere dove vuoi andare, come e quando. Non ti lasci più trascinare dalle onde del mare o dalle turbolenze del cielo, ma sei tu a decidere come navigare e come volare. Scegliere di non reagire richiede coraggio e disciplina, ma i benefici che ne derivano sono incommensurabili. Ovviamente non è facile. Un'azione facile è saper rispondere a tono a qualsiasi situazione o rispondere in modo infastidito. Se si conta anche solo 10 secondi e si pensa a quali danni possano recare quelle parole, beh, la vita avrà tutt'altro significato da ora in poi. Invece di essere prigioniero delle tue emozioni e dei tuoi impulsi, ti godi la libertà di scegliere come reagire alle situazioni della vita. Ciò ti permette di evitare conflitti inutili, di creare relazioni più sane e di prendere decisioni più sagge. Quando impari a non reagire, apri la porta a nuove possibilità nella tua vita. Puoi concentrarti sui tuoi obiettivi, sfruttare appieno le opportunità che si presentano e goderti la vita in modo più pieno e soddisfacente. Ricorda sempre che la scelta di non reagire è tua. Se invece reagisci, dimostri a te stesso che non sai controllarti, che c'è un mostro dentro di te che ti comanda, permettendoti di mostrare solo il tuo lato negativo e superficiale. Sii gentile con te stesso e pratica la non reazione con costanza e pazienza. Con il tempo vedrai come questa abitudine cambierà la tua vita in modo positivo. Quindi ti sfido a fare un passo verso la pratica della non reazione. Scegli di essere più consapevole delle tue emozioni e di rispondere in modo più calmo e razionale alle situazioni della vita. Ti prometto che il risultato sarà un'esperienza di vita più felice e appagante. Grazie per aver guardato questo video. Lascia un like e un commento per rimanere sempre aggiornato.